Ciao, eccomi. Allora, per questa collana avremo bisogno di 18 perle da 10 mm, 18, 20, poi ne mettete quante ne volete. Ho preso delle perline che sono trasparenti, ma praticamente danno sul verde come questa perlina un po' più grande, vedete? Queste sono da 4 mm e queste ne occorre 36. Allora, ho preso del cotone questa volta numero 5, che praticamente vicino alle perle va molto bene. Serviranno due uncinetti, uno da 0,6 0,60 praticamente, e quello con cui lavoriamo è da 0, da 1,0. Avremo bisogno di un ago da lana per fermare i fili e adesso iniziamo. Allora, questa è la collana praticamente per chi ha delle difficoltà a fare delle cose abbastanza difficili. Questa è semplicissima. Allora, penso che per le principianti è la cosa ideale per poter fare. Non metteremo né calamita, non metteremo niente, perché la faremo doppia in modo che gira due volte intorno al collo. E vi posso dire che se ne fate due di questa che andremo a fare, alla fine il risultato è eccezionale. Allora, non ve la faccio vedere perché io una già l'ho fatta, ma andiamo a farla, faremo questa seconda, poi ve le metto insieme e vi faccio vedere quello che viene fuori. Allora, iniziamo prima di tutto ad infilare l'ago. Allora, infilate l'ago direttamente sul gomitolo e prendiamo le perle, quelle da 10 mm, e andiamo ad infilarle praticamente 18, normalmente proprio. Infilo 18, poi ci ritroviamo. 17 e 18. Come vedete, queste sono infilate normalmente. Sfilate l'ago, che adesso non ci servirà. Prendete l'uncinetto, quello più grande, e iniziamo a fare 12 catenelle. Lasciate un pezzetto di filo alla fine che serve proprio sempre per fermare la collana. Allora, facciamo 12 catenelle. E 12. A questo punto prendete l'uncinetto, quello più fino, prendiamo una perlina da infilate dentro al filo, guardate. E facciamo una semplice catenella, guardate. Vedete? Adesso ne tirate su una di quelle grandi. Lasciate il filo più lungo, infilate sempre da destra verso sinistra, prendete la catenella e la tirate. Fate di nuovo una catenella. Riprendete una perlina piccola, guardate,
questi infilati là, quello più fino da 0,6 e tirate su. E adesso rifacciamo. Allora, qui abbiamo fatto 12 catenelle, adesso ne facciamo 20. Tirate sempre il filo bene, mi raccomando, vicino alle perle, che queste devono rimanere ferme. Facciamo 20 catenelle. La cosa più brutta è quella di cambiare l'uncinetto quando dobbiamo mettere le perline piccole. Per il resto, come vedete, è semplicissimo. Mi raccomando, ogni volta che infilate la perlina fate sempre una catenella, in modo da fermarla bene. Allentate, tirate su la perlina, quella più grande. Questa penso che ci va anche l'uncinetto, quest'altro da uno, vedete, difatti penso che, ecco, si riesce a non cambiare l'uncinetto. Fate sempre una catenella, invece per queste piccole purtroppo servirà sempre l'uncinetto, questo 0,6 piccolino. Allora, qui ho fatto 12 catenelle, ho messo la perlina piccola, una catenella, la perlina grande, una catenella, la perlina piccola, una catenella, e adesso ne ho rifatte 20. Ho ripreso le perline, quella piccola, una catenella, quella grande, una catenella, adesso ho ripreso quella più piccola. Tirate sempre il filo. E adesso ne rifaccio 12 di catenelle. Semplicissimo, no? Una volta 12, una volta 20. Qui rifacciamo la perlina piccola e questo lo ripetiamo per tutte le perline, quelle grandi che abbiamo infilato. Praticamente una davanti piccolina, una catenella, tirate giù quella più grande, volendolo potete fare tutte e tre le perline con l'uncinetto quello più fino, perché va bene per tutte e tre. Tirate sempre bene il filo in modo che le perline rimangano attaccate. Una catenella, prendiamo quella più piccola, io penso che più facile di così questa volta non la potete trovare, eh? Allora, abbiamo fatto 12, 20, 12, adesso ne rifaccio 20. Vedete? Tirate il filo e ripartiamo. Allora, adesso le attaccate tutte in questa maniera, come vi ho imparato. Ricordate di mettere sempre quella piccolina davanti, una catenella,
allentate, tirate giù la perlina, quella più grande. Praticamente le perline piccole servono per non far muovere la perla, questa più grande. Praticamente rimane ferma, perché se la mettete senza perlina vi scivola lungo la catenella. Perciò quelle piccole dovete metterle per forza, perché sennò queste vanno dove vi pare, insomma. Sempre la catenella, ogni perlina dovete ricordarvi sempre di fare la catenella. Prendiamo quella più piccola, si trova il foro, eccolo. Questa è proprio per le principianti, guardate. Però alla fine vi assicuro che viene molto molto carina. Allora, adesso qui ho fatto 20, faccio 12 catenelle. E 12. Vedete? E continuo fino a che non lo attaccate tutte. Ci ritroviamo quando lo attaccate tutte. Guardate, sono arrivata alla fine. Praticamente sono rimasta con la perla grande. Tiro giù questa. Allora, a questo punto, vedete, ho finito con 20 praticamente catenelle, e qua all'inizio ce ne abbiamo 12. Allora, io adesso qui metterò la perlina, questa piccola, catenella, e praticamente qui quando arrivate a questo punto vi fermate, perché le catenelle già ce l'avete da questa parte. Tagliate il filo. Adesso riprendiamo l'ago. Il numero 5 è un po' più aperto di filo e non è che si infila tanto bene. Allora, adesso qui praticamente andiamo ad infilare sulla prima catenella, vedete, così rimane tutto ugualito. Allora, come faccio sempre io a questo punto, qui vado a parte dietro in modo che questo lo fermo sulle catenelle, queste davanti, ma questo vado a ripassarlo dentro le perline. Eccolo, in questa maniera. E girate la catenella praticamente dalla parte sotto, dove già abbiamo l'archetto praticamente della catenella, questo filo qui, vedete? Io lo fermo in questa maniera, vado avanti e indietro, che praticamente non si vede poi, tanto che è lo stesso colore. Eccolo. Una volta da una parte, una volta dall'altra. Arrivate a un certo punto, lo potete anche tagliare perché tanto non si sfila. E adesso da quest'altra parte facciamo la stessa cosa su questa parte qua, da sulle 12 catenelle che ci abbiamo. Mettete le catenelle dalla parte, vedete, questo è il dritto, dalla parte dietro.
sul primo magari possiamo farci anche per assicurarci che, ecco, non succede niente, ma tanto non, quando lo andiamo a mettere non si vede niente. Allora, di queste fatene due. Io ho fatto 18 perle grandi e 36 piccoli, come avevo detto, e poi l'ho finita, come vi ho fatto vedere, l'ho attaccata in questa maniera. Se vi piace potete lasciarla anche aperta, girarla intorno al collo e mettere un anellino per poterla fermare. Però io penso che la semplicità alla fine rimane meglio di qualunque altra cosa. Guardate. Stavo girandola due volte, rientra benissimo sulla testa, e avendone fatta un'altra, guardate, alla fine penso che con la semplicità abbiamo fatto un'altra collana, e penso che sia carina anche questa, guardate, che ne dite? Questa la sapete fare tutti di sicuro. Stavolta l'ho accontentato. Ciao, alla prossima!